Antonio Bacio Terracino non si tocca, questo in sintesi il senso delle dichiarazioni affidate ai social dei dirigenti del Teramo rispetto all'indiscrezione che vorrebbe l'esterno campano vicino all'accordo con il Renate per la prossima stagione. Una presa di posizione ferma, ad esempio, quella del direttore sportivo biancorosso Sandro Federico, che su Facebook smentisce quanto uscito su qualche organo di stampa, ribadendo come non ci sia stata né è in programma una trattativa per la cessione di Bacio Terracino, capo cannoniere del Diavolo nella passata stagione e la cui probabile partenza aveva già fatto storcere il naso, eufemisticamente, ad una piazza già molto delusa dalle ultime annate. Dunque la smentita che arriva direttamente dalla società è secca, anche perché dal campano si vorrebbe ricostruire un reparto che vedrà presto anche Luca Di Renzo firmare il suo contratto per un anno. Per Andrea Paolucci della Ternana invece è stato fatto un tentativo da parte del Teramo, anche perché gli Umbri sono in pole position qualora ci dovesse essere la possibilità di un ripescaggio in Serie B, viste le difficoltà, specie del Cesena. Paolucci ha un contratto che scade nel 2019 e vorrebbe, per accettare altre destinazioni, quantomeno avere un accordo che preveda una scadenza al 2020. Il Teramo in questo momento però non ha la disponibilità di poter proporre contratti pluriennali. Di certo, se Stefano Madio dovesse lasciare il biancorosso, allora Paolucci potrebbe diventare più di un'idea. Ma in questo momento, se non ci sono uscite, chiaramente non potranno esserci grosse entrate, al netto di giovani calciatori che però non potranno essere i pilastri della rosa a disposizione di Giovanni Zichella. Saranno infatti operazioni fatte con altre squadre di categorie superiori e che avranno la condizione della valorizzazione economica, ma il Diavolo finora sembra molto indietro con le trattative. Le situazioni Amadio resta o rimane? Fa il paio con quella di Caidi. Tutte le forze sono state indirizzate all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, ma chiaramente i discorsi di rafforzamento non possono essere lasciati troppo in disparte, anche perché il prossimo 18 luglio inizia il ritiro e per quella data l'allenatore Giovanni Zichella vorrebbe avere un organico, se non completo, ma con almeno gli enigmi ormai risolti.